Ci troviamo nel comprensorio della Forcora, che si colloca nella parte più settentrionale della provincia di Varese, incastonato tra il Lago Maggiore e le alture del Malcantone nel Canton Ticino. In questo straordinario ambiente, tanto vicino alle nostre città, riscontriamo tutte le caratteristiche di una montagna per molti aspetti ancora selvaggia. Anche le vie di accesso ad alcuni di questi luoghi straordinari ci riportano ai tempi in cui la fatica era protagonista nella vita quotidiana. Stiamo salendo da Curiglia verso Monteviasco. Ci siamo lasciati alle spalle i mulini di Piero. Qui, quando su queste pendici venivano coltivati i cereali e raccolte le castagne, le macine mosse dall'acqua producevano farina, essenziale per una economia di montagna come quella che ancora oggi continua eroicamente a resistere in questi luoghi. Ne sono testimoni le capre incontrate sul sentiero. Fanno parte di un gregge che produce formaggio e altri prodotti caseari di grande pregio. Eccoci a Monteviasco. Ci siamo arrivati percorrendo un impervio sentiero che si inerpica nel bosco. Incontriamo alcuni degli abitanti del borgo. Lo faccio tutto con la barca. Aspetta, vado a prendere la grana. Già, hai bisogno di pane? Ah, guarda, lo stavo preparando per farlo. Non arriva lassù dove c'è quell'altro. La mia nonna faceva la polenta. Non è il momento a trovarmi. Assolutamente. Oggi le persone che vivono a Monteviasco sono poche, ma le dimensioni dell'abitato ci indicano che in passato la presenza era significativa. Proseguiamo verso la Forcora, ma prima di raggiungere il passo incontriamo il bacino idroelettrico del Lago Delio. Al passo della Forcora troviamo la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, ma anche i prati magri, in parte falciati e mantenuti a pascolo. Oggi gli animali sono nelle stalle, a valle. Freddo e gelo si faranno sentire presto. Nel periodo estivo, invece, sono loro i protagonisti di questo pascolo. Da qui la vista corre all'infinito lungo il Lago Maggiore, a sud fino alla pianura, e verso nord fino alla vicina Svizzera, regalandoci una suggestiva prospettiva delle isole di Brissago, immerse nelle acque cristalline del Verbano. Troviamo un impianto di risalita, mimetizzato tra le piante, al limitare dal bosco di betulle. Anche i graffiti in questo luogo sono perfettamente a tema. I colori di un caldo autunno hanno dorato le foglie, l'erba, gli arbusti e ci regalano il rosso dei funghi che punteggiano un luogo nel quale natura, economia di montagna e tenacia dei suoi abitanti hanno trovato uno splendido equilibrio da conservare e tutelare.